Si cercano da giorni le tracce di un possibile omicidio all'interno di 3 abitazioni utilizzate da una coppia di Olbia. La vittima, secondo la procura di Tempio Pausania, è una pensionata di 60 anni che sarebbe stata fatta sparire per un movente assurdo, impossessarsi dei suoi risparmi e del suo reddito di cittadinanza. Ma facciamo un piccolo passo indietro. In questo complesso di case popolari viveva fino a poco tempo fa Rosa Becchere, un'ex cuoca da tempo invalida psichica al 100%. A prendersi cura di lei era il suo compagno Daniele Iannelli, di circa 11 anni più giovane, una coppia unita nonostante l'età e le problematiche di lei. Ma a marzo scorso lui finisce in carcere per altri fatti e Rosa rimane da sola a dover badare a se stessa. Ed è a quel punto che si avvicina a lei una coppia di vicini di casa, di nome Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni. Secondo il loro difensore, volevano solo aiutare una persona in difficoltà in quanto non autosufficiente. Al contrario, secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, avevano delle mire precise e l'avrebbero inizialmente sedata con dei tranquillanti per rubarle 10.000 euro di risparmi che Rosa teneva in casa. Un'intossicazione che le procura un ricovero ospedaliero il 18 novembre. Ma al rientro nella sua casa di Via Petta ad Olbia, Rosa scompare. Già a partire dal 24 novembre il suo telefono risulterà spento. A dare l'allarme è Davide, il compagno di Rosa, che dal carcere dove è detenuto non riesce più a mettersi in contatto con lei. Scattano le indagini e ad indirizzare gli inquirenti verso la coppia che nel frattempo si è trasferita in quest'altra casa di Olbia sono dei prelievi da loro effettuati con il bancomat e la carta di credito di Rosa, sul cui conto continuava ad essere accreditata la pensione di invalidità e il reddito di cittadinanza. Soldi che evidentemente la coppia, ora indagata per omicidio, occultamento di cadavere, rapine e lesioni, sa bene che Rosa non avrebbe più potuto ritirare. Un assunto che porta a cercare ormai solo il suo corpo. Venerdì e sabato scorso i RIS di Cagliari hanno messo a soqquadro il vecchio appartamento di Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni e il tugurio in cui vivono adesso sempre ad Olbia. Ma è in questa terza abitazione, nel comune di Monti, che è stato sequestrato un materasso con alcune tracce ematiche. Gli esami diranno se appartengono a Rosa